Il principe Harry è stato intensamente concentrato su un'importante indagine su sua madre per il suo prossimo libro di memorie, che secondo quanto riferito arriverà nelle librerie prima del ringraziamento e Natale. Le ultime ore della principessa Diana potrebbero svolgere un ruolo importante nel nuovo libro del duca di Sussex, poiché fonti giudiziarie ufficiali a Parigi affermano che i ricercatori di Harry hanno cercato informazioni sull'incidente automobilistico che l'ha uccisa 25 anni fa. Una fonte che secondo il Sun è stata coinvolta nell'inchiesta sull'incidente originale ha detto: ci sono stati approcci che suggeriscono che il principe Harry è intensamente concentrato sull'ottenere maggiori informazioni sulla morte di sua madre. Ci sono molte persone in Francia che ricordano la notte dell'incidente. La principessa morì all'età di 36 anni quando l'auto su cui viaggiava urtò un pilastro del sottopassaggio nella capitale francese nelle prime ore del 31 agosto 1997. L'incidente, nel tunnel del Pont de l'Alma, ha ucciso anche Dodi Fayed, il partner di Diana, e Henri Paul, il pilota della Mercedes-Benz W140 classe S. Un'inchiesta di 6 mesi nel 2007 ha concluso che l'incidente è stato causato dal fatto che il signor Paul ha perso il controllo del veicolo mentre guidava ad alta velocità mentre era ubriaco. Secondo una giuria, anche il modo in cui i paparazzi guidavano dietro e il fatto che Diana, Mr. Fayed e Mr. Paul non indossassero le cinture di sicurezza hanno influenzato l'esito dell'incidente. Harry aveva 12 anni quando sua madre morì. Il principe, che vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan, duchessa del Sussex e i loro 2 figli piccoli, lavora al libro con l'aiuto del ghostwriter Junior Moringer. Autore vincitore del premio Pulitzer, dal 2020. Ha rivelato per la prima volta che lo stava scrivendo nel luglio 2021, confermando che il libro di memorie, ancora senza titolo, avrebbe toccato esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che lo hanno aiutato a plasmarlo negli ultimi 4 decenni. Dicendo che stava parlando non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato, ha promesso di disfare gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese come membro della famiglia reale.